due squadre con la voglia di sognare, un esordio da onorare per dare il via a una stagione promettente. Questo e molto altro è Academy Calvairate Fucina, e anche un ritmo partita. Inizia la sfida, primo pallone mosso dalla Calvairate della Fucina. Ioance cerca ancora un lancio, a cercare su sponda di testa, Persone sterza, poi apre Sala, finta il tiro e poi gioca verso Michelangelo Achenza, sterza il numero 8, palla al limite, Conte si coordina e spacca la traversa. Che conclusione da parte di Conte, e lo ha già dimostrato in tutto questo avvio di stagione. Occhio a traiettoria, tesa sul secondo palo, dove interviene su in maniera molto molto pericolosa. Situazioni pericolose in favore della Calvairate, che ora va ancora un'altra la rimessa che sembra un corner. So allunga di testa, arriva la conclusione, Lupo So! Il gol è buono! Seydou So! Si esibisce anche nella ruota! L'ha sbloccata la Calvairate! L'ha sbloccata inevitabilmente! Seydou So! È praticamente un 4-3-2-1 quello che si va a creare, o un 4-4-1-1 quello che si va a creare in fase di non possesso al momento del rilancio della Calvairate, mentre recupera un buon pallone la Fucina. Picci calcia in porta, trova una deviazione, trova il calcio d'angolo, eccolo il primo lampo di Giulio Antonio Picci. Battuta corta, questa volta la punizione, bel dribbling, occhio all'occasione, va in area Colombo che va giù, palla per Longo che va al cross, allontanato, Conte controlla, svirgola col mancino, va Bosco di testa, duello con So, palla ancora della Fucina, Calloni in due tempi per Picci, Picci in area, Picci incrocia, Fumagalli respinge, non c'è fuorigioco, allora ancora Fucina che va a attaccare, Dughe incrocia, ribattuto e poi fall che viene ammonito, intervento molto duro, piede in faccia. Pallone lungo a cercare proprio Picci, altro duello con Scaccabarozzi, arriva Dughe che controlla, Dughe prova in mezzo a 4, riesce a far filtrare, Picci! Ribatte Fumagalli e poi Ioance allontana. E poi sulla ribattuta è arrivata il gol del centrocampista della Fucina, Picci va in porta, Scaccabarozzi, anzi Ioance di testa ad allontanare. Altro pallone in area, Conte in due tempi, non c'è fallo per l'arbitro e allora su allontana. Poi Persone, altro colpo di testa, altro batti ribatti, ancora Fucina che attacca con Dughe che va giù. L'arbitro fischia un fallo, ma non ai danni di Dughe, bensì commesso dal numero 7 che cadendo è andato a stoppare con la mano il pallone. Non c'è fallo qui e allora occhio alla ripartenza di Sala che cerca il suo, palla troppo timida. Colombo allora. Si è accesa la partita, si accentra Colombo che accelera, grande giocata di Colombo, Picci controlla, Picci, finta, Picci, ribattuto e poi Fumagalli si lancia sul pallone e anticipa Colombo. Battuta la punizione, tesa in mezzo, girata di Nenadovic, appena entrato, anzi di, scusate, di Fabiani che ci ha provato da parte di Andrea Bosco. Gelsi, Nenadovic, sponda per Colombo che può puntare, uno contro uno con Scaccabarozzi, arriva il raddoppio, Colombo sterza, altro uno contro uno con Achenza, sterza a sua volta, cross sul secondo palo per fallo anticipato, poi Nenadovic al limite, non calcia, va sul mancino, tiro e pareggio della Fucina a 10 dalla fine, ha segnato Nenadovic, 1-1, esplode il pubblico della Fucina, 1-1 all'improvviso, un lampo. Gelsi avanza, Colombo può ancora una volta puntare, va sul sinistro Colombo, cross morbido sul secondo palo, Picci non ci arriva, c'è Nenadovic che calcia Fumagalli in calcio d'angolo, fall, Picci la difende, cerca l'apertura, non ci sono compagni in quella zona, allora Curci prova a accelerare, appena entrato l'ex Accademia Pavese che punta, poi Vecchi va al cross sul secondo palo, Sala
trova il colpo di testa, lamentano anche una spinta ai difensori della Fucina, non segnala il fallo l'arbitro, sarà a un passo dal gol del 2-1. Non fischia l'arbitro. Gelsi, anticipato dal solito Ioance, finisce la partita, finisce 1-1 l'esordio in campionato di Fucina e Calvairate. Il gol nel primo tempo siglato dalla Calvairate Consò, pareggio nel finale di Nenadovic. È tutto per oggi, io vi ringrazio e vi saluto, arrivederci con i prossimi appuntamenti, sempre qui, sempre su BPTV.